Resta alta nel governo la fibrillazione intorno al caso Siri. Ieri sera il sottosegretario leghista ha incontrato Giuseppe Conte. Le posizioni però restano distanti. Siri non ha intenzione di dimettersi, mentre i 5 Stelle chiedono al Presidente del Consiglio di imporre il passo indietro al senatore. Le dimissioni sono la strada giusta, ripetono i vertici pentastellati. La decisione di Conte potrebbe arrivare in giornata dopo l'incontro con Salvini e Di Maio. Seppur a fronte di una crescita davvero modesta, l'Italia è fuori dalla recessione. È l'Istat a registrare il piccolo passo avanti dell'economia. Nel primo trimestre dell'anno il PIL italiano è cresciuto dello 0,2% rispetto ai 3 mesi precedenti. Cala anche la disoccupazione, in particolare quella giovanile, che segna il minimo dal 2011. La nostra economia è solida, assicura il ministro Tria. Di Maio parla di direzione giusta e Salvini rilancia la flat tax. Va fatta, di dice, basta dubbi e ritardi. Mediterranea sfida Matteo Salvini nelle aule di tribunale e sul mare. L'armatore della nave Mare Ionio, Alessandro Metz, ha querelato il ministro dell'Interno Matteo Salvini per una direttiva antisbarchi inviata nei giorni scorsi dal Ministero alla ONG, in cui si accusava Mare Ionio di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La stessa imbarcazione è salpata questa mattina da Marsala verso il largo della Libia per rispondere all'SOS di 20 migranti in mare. Basta morti bianche. In occasione della Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, i sindacati scendono in piazza. Con un flash mob davanti Montecitorio per il Safe Day 2019, i rappresentanti degli edili hanno denunciato l'aumento delle vittime, soprattutto nei cantieri. Tra le cause più diffuse la caduta dall'alto e lo schiacciamento. I sindacati chiedono alle istituzioni di intervenire con azioni di legge e prevenzione.